Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi, selezionate la campanella e mettete un like se vi piace il video. Detto questo, veniamo subito ai lavori di oggi. Siccome ho il pavimento del camper che era realizzato in quel PVC adesivo che sta ovviamente con il tempo rovinandosi, volevo sostituirlo con il laminato. Quindi vediamo come fare, togliamo tutta la vecchia pavimentazione e andiamo ad installare il laminato senza tappetino, perché purtroppo lo spessore che ho dei mobili, le aperture non permettono di andare troppo in alto, anche se il tappetino avrebbe isolato ulteriormente termicamente il pavimento. Diciamo che nel mio caso è poco, diciamo, indispensabile, in quanto comunque il mio mezzo, come avrete visto dai lavori che sono stati fatti, è molto ben coibentato, soprattutto anche la divisione tra cabina e motrice. Ha risaputo che il freddo viene molto dalla motrice, quindi il doppio pavimento sicuramente aiuta tantissimo. Il mio non ce l'ha perché è un CI, non è un Leica, però diciamo che tutto sommato via questo inverno si è guadagnato i lavori che sono stati fatti su questo camper del 95, che è diventato praticamente un camper ultra tecnologico. Ok, iniziamo i lavori. Questo tavolo verrà rimosso ovviamente per lavorare a terra e sistemerò tutto. Questo materiale qua verrà rimosso perché, come vedete, è questo materiale che si solleva e ha una grande dilatazione termica, in alcuni punti è anche rovinato. E l'unico problema che ho è questo cassetto, che questa altezza qua è poca. Vedremo come risolvere, se ci passo bene, se no andrà tagliato un pezzettino. Per il resto diciamo che è un lavoro molto smart, molto veloce. Cominciamo subito e vediamo quanto tempo ci vuole. Artlist.io. Togliamo il battitacco e cominciamo a togliere tutto il vecchio. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ah. Ok ragazzi, allora diciamo che io sconsiglio vivamente chiunque di montare questi cosi
e soprattutto di incollarli nel modo in cui sono stati incollati qua, perché voi non vi rendete conto, io sto faticando, guardate i piedi e sentite il rumore, cioè il mio pavimento è come la colla, è la colla dei topi, sembra, è impossibile camminare. Quindi per sostituire questo poi dovete o ripulire tutto con il diluente, qualcosa che ci vuole tipo, non lo so, penso 3 giorni per togliere questa cosa, se si toglie, oppure evitate proprio di mettercela, perché poi per fare i lavori sopra diventa un grande problema. Adesso io non pulirò nulla, perché questa, il fatto che sia adesiva mi fa anche un pochino comodo, però per installare il nuovo pavimento sarà un disastro, perché per ogni passo praticamente rimango incollato. Sì, ho provveduto a togliere questo prodotto, sono praticamente fogli adesivi in PVC, non so se erano già adesivi o se è stato messo un collante dopo, ma vi garantisco che è come la colla dei topi, è una cosa clamorosa, per toglierla è un problema. E ora questo è rimasto totalmente incollato, quindi se io lancio qualcosa qua si appiccica e non si muove più. Proprio per questo non è possibile pulirlo, perché è proprio colla dei topi, sembra, che è una cosa assurda, non so chi l'abbia mai fatto, ma di pazzi criminali il mio cugino è pieno. Quindi non potrò mettere il laminato direttamente qua sopra, perché è impossibile, proprio non è possibile nemmeno camminarci, considerate. Quindi andrò a depositare sopra un tappetino di quello più slim che trovo, solo per fare una parete di ancoraggio pulita dove poter poi lavorare sopra. Lo vado a prendere perché non era previsto e continuiamo i lavori. Sono andato a prendere questo, che è il tappetino. Ovviamente qui ci sono rumori, essendo in campagna, di gente che taglia, sega, fa siepi, alberi in continuo. Questo è un tappetino che ho preso, che è molto fino, quindi lo potete vedere, è un tappetino da 2 mm e che non volevo mettere, ma purtroppo, visto la situazione, dovrò necessariamente metterlo. Andiamo ad installarlo. Ora sfrutterò, diciamo, questa cosa per attaccare praticamente il tappetino, in modo tale che effettivamente almeno serva a qualcosa, perché è praticamente impossibile da togliere. Ora sagomiamo pezzi di tappetino che mi servono solo per poterci camminare e lavorare, perché altrimenti non ci si potrebbe neanche camminare. Procediamo. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok, vediamo il fine lavori. Ho installato il laminato, lo vediamo insieme il risultato finale. Questo è il risultato finale. Ho fatto tutte le sigillature laterali con il Sikaflex, poi verrà praticamente ripitturato finemente, quindi ad un colore che non sia proprio in bianco così acceso. Questa è tutta la parte del pavimento, eccolo qua,
La stessa cosa verrà fatta sotto i mobili. Questa parte ancora non l'ho finita di sigillare perché devo trovare il colore giusto, il verde giusto, per poterla poi ripitturare. Diciamo che in sostanza il pavimento si presenta perfetto, perfettamente allineato, a differenza di prima. Questo è laminato da 7 mm in cui ho applicato un tappetino da 2, e niente, questo è il risultato finale. Il risultato finale, diciamo che è stato proprio un risultato splendido. Ho dovuto ritagliare la porta sotto un pochettino di altezza per fare in modo di farla aprire con le guarnizioni, e da qua è l'accesso alla cabina. Qua ho messo anche un isolante, quello che si compra nei negozi cinesi, adesivo, per fare in modo di isolare ancora di più ulteriormente la porta. Come la vedete in prospettiva, c'è già il polistirolo da 3 cm e poi ci ho messo anche questo, che esteticamente da davanti insomma è meno brutto. Ok ragazzi, considerazioni finali. Effettivamente è consigliatissimo, secondo me, installare il laminato. A questo punto vedremo nel tempo. È consigliatissimo per due motivi. Primo motivo è la semplicità con cui è possibile installarlo. Ovviamente dovete fare attenzione alle tagliature e fare qualcosa di più preciso possibile. Seconda cosa, oltre alla facilità di installazione, che si installa tranquillamente con mezza giornata, dovrete considerare il fatto della temperatura del pavimento, perché utilizzando il tappetino, anche quello basso che ho utilizzato io, avrete un grande vantaggio per quanto riguarda la termica, perché rispetto al precedente, che era già isolato perché era plastica PVC, che erano quegli adesivi che avete visto all'inizio del video, è molto più caldo come pavimento, molto più morbido risulta sotto la pianta del piede. Per chi già ha esperienze di laminato, ovviamente già lo conosce, però anche conoscendolo a casa non è la stessa cosa che in camper, in quanto nel camper normalmente è presente la lamina di legno tradizionale non isolata termicamente subito, diciamo nella parte bassa, quindi rimane leggermente più fredda. Invece in questo motivo risulta un pochino più ammortizzante grazie al tappetino, e oltretutto anche più tiepida, si scalda prima e mantiene un pochino di più il calore. Controindicazioni in realtà credo che non ce ne siano, perché io lo uso già da tanto tempo anche in casa. Ovviamente la cosa importante è non far cadere acqua sul pavimento, o quantomeno in maniera minimal, quindi se cade acqua l'asciugate subito. Ovviamente se c'è una perdita a quel punto andrà sostituito il laminato, però anche in questo caso il laminato si sostituisce nella stessa modalità in cui si è installato. Non ha solamente dei punti di fissaggio che in casa comunque, in camper comunque vanno fatti, a differenza della casa, dove in casa viene lasciato un margine tra i mobili per dargli si adatta l'adattabilità ai mobili. Nel camper questo non viene calcolato, perlomeno io non l'ho calcolato, in quanto la dimensione è talmente piccola che effettivamente, anche se ci sono dei cambiamenti o degli sbalzi d'umidità per cui il laminato si impregna e tende a dilatarsi, la dilatazione comunque è molto meno che in un'abitazione dove sono molti metri quadrati di pavimento. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Rimanete sul mio canale a guardare altri video se vi piace, se non vi piace rimanete uguali, mettete like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!